Sembra di buonasera. Ascoltare una musica, beh, una colonna sonora adatta proprio all'argomento che tratteremo oggi. Sì, perché, attenzione, udite udite, dagli Stati Uniti, nuovi retroscena sullo scandalo Petraeus. Il prebenismo americano non perdona l'agente segreto. E proprio da qui vogliamo prendere spunto per il nostro dibattito di oggi, chiedendoci se l'adulterio per grandi personaggi, per uomini di potere, insomma, possa essere un'arma a doppio taglio. La storia è piena di esempi, insomma, di uomini importanti e di potere, di uomini politici anche, che con delle storie clandestine, insomma, proprio a causa delle loro amanti, hanno compromesso anche la loro carriera. Allora, la domanda del giorno che vogliamo rivolgervi a voi che ci seguite da casa, che vogliamo rivolgere al nostro pubblico qui in studio, è: l'amante può rovinare la carriera di un uomo? Prego, ingresso del nostro pubblico che si schiererà alla mia sinistra, prenderanno posizione coloro che rispondono sì, l'amante può rovinare la carriera di un uomo di potere, e alla mia destra si schierano i no, cioè no, non c'entra niente, l'amante non può rovinare la carriera di un uomo di potere. E allora, mentre che il nostro pubblico si sistema e prende posizione, rinnoviamo la domanda anche a voi da casa, ci vediamo tra pochissimo con Vera Attualità. Pensateci, eh? Che vi facciamo oggi? L'amante rovina la carriera di un uomo? Nel nostro caso parleremo di uomini di potere, di uomini politici. Bene, il nostro pubblico si schiera. Insomma, chi può mettere in dubbio che, non so, per esempio, John Fitzgerald Kennedy fosse un grande statista, o che un presidente americano come Bill Clinton non abbia lasciato un segno importante nella storia? Eppure pensate che entrambi, erano degli inguaribili traditori, insomma, un po' verso l'infedeltà, diciamo così. Kennedy addirittura un giorno confessò, pensate, al primo ministro inglese: se non vado con una donna, dopo 3 giorni mi viene una terribile emicrania. Era questo il problema di Kennedy verso le donne e verso, insomma, le sue amanti. Una cosa è certa, dalle loro scappatelle dipesa molto la loro fortuna, la loro sfortuna riguardo proprio alle loro carriere. Voi che ne pensate? Io voglio chiederlo anche ai nostri ospiti di oggi. Con molto piacere che invito qui nel nostro momento di attualità un amico. Lui è, insomma, incontenibile, credo che sia uno dei giornalisti più egocentrici insomma, del nostro paese, direi così. Luca Giurato! Grande! Bella! Bella! Ma che presentazione! Luca! Un saluto al pubblico! Lo sai perché io ti adoro? Io ti adoro! E sono contenta di averti qui perché tu sei così, sei vero! Grazie, sei tesoro! Vero. Che bel complimento! Spontaneo, vero? Ogni Grazie tanto pure tu combini qualche guaio! Beh, ma questo è naturale, è naturale! Anzi, qualche sei stata molto generosa, qualche! Luca, la domanda di oggi è appunto se l'amante può rovinare la carriera di un uomo. Sì. Secondo te sì o no? Dove ti schieri? Se ti riferisci a Petraeus ha commesso un errore clamoroso. Quando sei a capo della CIA non ti puoi permettere una situazione come quella con la signora Pola, che secondo me più che lui cercava di fare carriera attraverso segreti delicatissimi. Guardate la tragedia del consolato di Bengasi. Però dove ti siedi? Per il no o per il sì? Io mi... a che proposito? Rovinare la carriera? Sì. Diciamo che, parlando di Petraeus, sono contro Petraeus in questo caso, quindi decidi te. Sono contro Petraeus in questo contro caso. Contro Petraeus, ma secondo te le avanti, le storie clandestine influiscono sulla carriera di un uomo di potere? Una storia, essendo Petraeus, sì, influiscono. Ok, allora, influiscono. Dice di sì, influiscono? Sì. Vabbè, ma mettiti per il no, va, perché sennò va bene. Non ci capiamo niente. Va bene, allora, qua. Difendo qua, da Luca, quest'altra parte. Lo vedete, l'avevo T'ho detto, ho già combinato un bel casino, mi fa molto piacere, bravo.
Non te la sei presa, no? Guarda, non sei no, arrabbiata. Luca, faccio una cosa. In mio soccorso chiamo Morena Zapparoli che mi salverà in questa situazione difficile. Ciao, ciao, ciao Morena. Ciao, Luca. Ciao, ciao, ciao. È un gentiluomo anche ciao, Luca. Ciao. Ciao. Allora, abbiamo imposto a Luca Giurato di schierarsi per il no. Tu però invece hai una tua idea, ti sei, insomma, hai riflettuto su questa nostra domanda e decidi di schierarti. Per il sì, però devo tirare le orecchie a Luca Giurato perché... Quello che a me dà fastidio è un po' il doppio pesismo, no? La doppia misura. Cioè io so che lui, ad esempio, ha un debole per Bill Clinton. E nel caso di Clinton, sì, però, lo difende. Sono due cose diverse. Parleremo di questo. Grazie di averlo tirato. No, l'ho anche conosciuto, intervistato. Tanto si può cambiare idea nel corso del nostro dibattito. Sì. Possiamo anche cambiare idea, questo lo diciamo anche sempre al nostro pubblico. Benissimo. Però, intanto, per iniziare, si divide esattamente a metà. Sì. 50% e 50%, quindi 50% per i sì e 50% per i no. Vediamo se poi riflettendo insieme le cose possono cambiare, perché molto cambiare opinione è sintomo di intelligenza, non lo mi diciamo sempre. Allora io me ne vado. No, ti prego, stai qui Luca. Allora, dicevamo, un comportamento inaccettabile per un marito e per un leader, questo dice Petreus, il tuo amico. E con queste parole il direttore della CIA, David Petreus, 58 anni, ha rassegnato le sue dimissioni proprio a Barack Obama, che poi le ha accettate. Ho tradito mia moglie, ammesso per poi aggiungere, dopo 37 anni di matrimonio, un grave errore. Allora vi domando, la scappatella sembra proprio essergli costata cara in questo caso? La vita privata di una persona, secondo voi, non dovrebbe essere separata da quella pubblica, Luca? No, prego. Ma guarda, se vuoi comincio io. Come a me, vuoi, tesoro, a me no, fa molto sorridere, a parte il fatto che poi dobbiamo discutere, cioè io voglio capire perché attacchi Petreus e difendi Clinton, si tratta sempre della stessa cosa. Perché Luca, fai ciò? Guarda, si tratta della stessa cosa, poi una cosa soltanto sugli Stati Uniti. Sì. Allora, l'adulterio non è un reato, non è penalmente rilevante, quindi non capisco il puritanesimo degli americani che ritengono che l'uomo politico debba comportarsi in privato esattamente come si comporta poi nella vita pubblica. Cioè è una cosa che mi fa sorridere, perché sinceramente poi se andiamo a vedere l'America è uno dei paesi che ha una produzione di industria pornografica tra le prime al mondo e non tollera il tradimento. Cioè non mi piace questa opinione pubblica americana che è così drastica. E poi o giudichiamo tutti nella stessa maniera o se no, Clinton poverino e Petreus è un disgraziato. Scusa, cioè, sono contentissimo della sua provocazione e anche della sua. Esprimo la mia opinione da americanista storico. Pensa che la prima volta che sono stato negli Stati Uniti, viaggio premio per una promozione dalla seconda alla terza liceo, ero con papà all'estero in Argentina, lui era console generale in Argentina, ed erano gli anni di Eisenhower, fine degli anni 50. Rispondo alla tua provocazione. Sono due cose completamente diverse. Partiamo dal grande, adorato e da me stimatissimo presidente Clinton, che ho avuto il piacere di seguire durante la campagna elettorale per la nomination democratica e poi per quindi, fortuna. Diciamo che quindi... tu hai un debole proprio per Bill Clinton. Sei molto maliziosa, lo sapevo che volevi arrivare a questo. Allora, cerco di essere il più obiettivo possibile. Dando per scontato che adoro il presidente Clinton, anche perché ha tirato fuori gli Stati Uniti da una recessione drammatica e per 8 anni quel paese ha vissuto in boom economico grazie alla politica del presidente Clinton. Poi però Clinton. Si è perso... A me, quando è arrivato Bush figlio, sono cominciati i guai. Il problema. Rispondiamo alla su domanda... Siamo d'accordo su non questo. Voglio, no, non è la stessa cosa. La relazione di Clinton con la mitica Lewinsky non ha mai interferito nella sicurezza nazionale del paese dove il presidente Clinton era presidente. Si è trattato di un'attrazione puramente fisica, puramente di sesso, ahimè, che ha fatto poi così
parlare anche sesso, per il modo, se vogliamo specificare, per il modo lì abbastanza, voglio dire, si parlava di sesso particolare orale. Non entriamo nei dettagli, ci entreremo dopo, vale. Adesso però, no, ma dopo sì, però ecco. Quando il caso è venuto fuori, lo ricordo ancora in televisione, quando finalmente, dopo tante bugie, cosa gravissima negli Stati Uniti, ecco, specialmente Bill Clinton, ha dovuto non è stato così sincero all'inizio, no? Lui non poteva essere sincero all'inizio, non poteva ammettere l'affair con la Lewinsky all'inizio. Ha cercato di metterci una toppa. Credo non che riuscito. L'abbia salvato sua moglie. Non so se assolutamente però, d'accordo scusami. Con te. La magia di quella situazione, due volte l'ha salvato. Quando, candidato per la presidenza, venne fuori la storia con una spogliarellista e lei disse: se lo perdono io al pubblico della televisione americana, può perché non dovete anche perdonarlo voi, via libera. Certo. La seconda volta, dopo l'ammissione, ricorderete tutti quella mitica foto dopo l'ammissione di Clinton, certo, nel no. giardino della dove Casa vai? Bianca, ripresi di spalle, lui, la moglie accanto, la piccola Chelsea, cioè, allora, sì. E il cane. Una scena meravigliosa. E però così allora, salvò, è così. Voglio scusa, dire, Luca. Il calcio d'angolo Bill Clinton, perché alla fine questo perdono ha poi permesso a lui di salvare la faccia, onestamente. Di salvare la faccia e di diventare popolarissimo. Solo veniamo su una cosa però ti voglio interrompere. Sì. Attenzione, perché l'amante in questione di Bill Clinton non era la trapezista del circo equestre, sì, era una stagista, sì, della Casa Bianca. La quindi Lenis, il pericolo che una stagista della Casa Bianca, di una persona che lavora alla Casa Bianca, di poter interferire, no, con la sicurezza della nazione, no, c'è sempre. È stato totalmente escluso dalle commissioni d'inchiesta della Camera e del Senato americano. Ma come è venuto fuori lo scandalo? Scusa, la stagista, la Monica Lewinsky, ha raccontato a una sua amica l'accaduto e la sua amica ha fatto venire fuori lo scandalo. Della nobildonna amica sua e soprattutto della nobildonna mamma della Lewinsky, ci sono le registrazioni, non c'era ombra di discorso politico. Quindi io su questo, poi il padre eterno sa certo tutto. Certo è che la vicenda comunque di Bill Clinton dimostra che l'adulterio in politica, almeno in questo caso, è una ferita insomma rimarginabile, perché per quanto riguarda Clinton, per quanto riguarda Petreus, no. Torniamo però a Petreus. Perché sì. Morena, sulla vicenda resta l'ombra delle accuse di inefficienza alla CIA, quindi abbiamo di mezzo, come diceva lui, i servizi segreti, per la gestione della rivolta di Bengasi in Libia dell'11 settembre, quando fu ucciso un ambasciatore, Chris Stevens, che è un episodio che poi ha messo anche in difficoltà Barack Obama durante la campagna elettorale. E qui ti voglio, Luca, perché diciamo la verità. Allora, quello che ha commesso Petreus è una debolezza umana che tutti possono commettere, nessuno ne è se immune. Se non sei il capo della CIA. Un attimo, però. Se sei il capo della CIA, no. Ma io non me la sento di condannare Petreus, perché in tutta questa vicenda mi sembra che Petreus sia stato fatto fuori. Sono sempre di più le voci che circolano che dicono che Petreus è stato rimosso dall'incarico non perché aveva come amante la sua biografa, perché c'era ma perché Petreus ha detto al Congresso che ha stilato un documento dove dice espressamente, da direttore della CIA, che si è trattato di un attentato terroristico, mentre il governo americano inizialmente ha detto che si trattava di una manifestazione. Ma proprio perché sai questo devi starci non una ma 2 miliardi di volte attento. Ma non è giusto hai colto benissimo il punto, ma proprio perché sono il capo della CIA, tra l'altro imposto politicamente, perché alla CIA era odiatissimo, perché ha portato i metodi militari all'interno della più grande organizzazione. Luca, mi sembra ci sia anche un po' dietro proprio l'interesse di costringere l'alto ufficiale
poi no, a rassegnare le dimissioni. In qualche sì. modo c'è qualcos'altro dietro. Ma assolutamente sì, rischia di scoppiare una bomba che farebbe impallidire tutti gli altri scandali. Però anche il fatto però che l'FBI poi ha anche avviato un'indagine sulla donna, scusami, su Pola, che poteva avere anche, era sospettata di aver potuto aver avuto accesso a delle email del generale per cercare materiale riservato. Questo è il punto. Questo è il qui punto. Entriamo in un altro qui entriamo. Allora, il punto fondamentale è l'attentato al consolato di Bengasi o Bengasi, chiamiamolo come volete. Tu, capo della CIA, con quello che è successo, che hanno cominciato a dire che era una reazione popolare per il famoso film contro Maometto. Sì. Poi viene fuori che invece così, la verità, che era un attentato terroristico. Sapevano che lì c'era l'ambasciatore, che di solito risiede nella capitale, non va a Bengasi dove è il consolato. Mi sembra una bella sceneggiatura per un film. Assolutamente. Sì, è una, lì, io da vecchio figlio di diplomatico dico, ma che faceva l'ambasciatore al consolato? Io ricordo di vago un secondo, quando l'ambasciatore... Non divago. Se l'ambasciatore va in un consolato o è per una visita ufficiale o è per qualcosa di segreto. Come hanno fatto a saperlo? Appunto. Tu, Petreus, vai a parlare con questa donna avvenentissima, però te ne accorgi in un secondo che è una donna intrigante. Una te bella quarantenne. La relazione precedente all'attentato, però. Siamo loro perfettamente d'accordo, la peggio. Tra l'altro lo sapete che la bella... Che avevano questa lo relazione. Sapete, scusate, che la bella Pola Broadway, quarantenne, insomma, certo, è l'autrice della biografia sul direttore della CIA, certamente, sì, ecco, certamente. Quindi è anche una professoressa ad Harvard e si è laureata a West Point, proprio dove ha studiato anche Petreus. Sapevate anche questa coincidenza assolutamente strana? Sì, ma ci sono delle coincidenze un po' a maggior ragione che fanno riflettere. A maggior ragione io ti dico che se sono il capo della CIA mi dimetto da capo della CIA e faccio con la signora avvenentissima Pola tutto quello che può fare un amante con l'altro. Secondo te il rapporto di Pola era sincero o interessato? Questo? Non ho capito. Il rapporto, diciamo, il rapporto di Pola con Petreus era sincero d'amore o interessato? Ma non è detto, ma come facciamo a saperlo? È il mio giudizio. Certo, cioè, poteva essere interessato anche quello di Monica Lewinsky che magari voleva fare carriera. Cioè, non possiamo escludere. E allora non era ipotesi. Interessato? Allora, no, però ti dico, dobbiamo giudicare tutte e due con lo stesso peso e la stessa misura. Questo perché? Perché non è giusto far fuori il direttore della CIA perché probabilmente si vuole coprire uno scandalo. Quale scandalo? Quale scandalo? Che se si venisse a sapere che Obama era al corrente di questa relazione prima delle elezioni, purtroppo Obama verrebbe accusato di aver dato più spazio alla campagna elettorale che alla questione dell'attentato di Bengasi. Quindi, insomma, è una roba che scotta, rischia di venire fuori un gran casino. Che sia una roba e quindi che rimuoverlo proprio ora... Però, Morena, ti domando, uno stratega come Petreus, no? Come può non aver calcolato in anticipo che una relazione del genere poi, in un futuro, no, potesse poi creare delle conseguenze? Qui è il grave errore suo. Questo mi domando, perché uno quando... stratega... Questa è una bellissima domanda. Quando... Ecco, che ne pensate? Quando sei invischiato in una storia d'amore e di passione, non vai a fare i calcoli. È proprio qui la faccenda. Mi verrebbe... Cioè, tu non calcoli che cosa potrebbe da dire succederti che, insomma, quando... di fronte alle donne... dall'epoca della guerra di Troia si perde che la lucidità. Le donne fanno, allora, fanno cadere insieme, cioè, le città. Pola, ma che donna è? Vediamolo in questo filmato. Pola Broadwell, biografa e amante di David Petreus, è devastata dai danni provocati dalla sua relazione con l'ex direttore della CIA. Lo ha rivelato un amico della donna, che ha spiegato che la Broadwell è molto pentita per le conseguenze subite dalla sua famiglia e da quelle degli altri implicati nel caso, e che farà di tutto per riparare i danni. La biografa è tornata nella sua casa di Charlotte, nel North Carolina, con il marito Scott e i figli, dopo giorni di assalto dei giornalisti a Washington. La Broadwell è ancora sotto indagine dell'FBI
che ha scoperto la relazione con Petreus dopo email anonime inviate da lei a Jill Kelly, amica dell'ex direttore della CIA. Nei messaggi l'amante di Petreus minacciava la Kelly scrivendole di stare alla larga dal direttore della CIA e dal comandante delle forze ISAF in Afghanistan, il generale John Allen. Continuo a domandarvi questo, cioè l'FBI che ha avviato un'indagine sulla donna perché sospettata addirittura di aver tentato di accedere all'email del generale per cercare materiale riservato. Allora mi domando, forse per reperire qualche scoop per la sua biografia o cosa? Per reperire qualche scoop per la sua biografia e per saperne sempre di più. È una donna di potere intrigantissima e se io comando la CIA... Tra l'altro lui era un generale che ha condotto vittoriosamente la campagna in Iraq e stava facendo bene in Afghanistan. I militari se fanno adulterio lo devono dire in America. In America la denuncia i militari. Tu arrivi alla CIA, imposto, odiato dallo staff, metti delle regole che non piacciono. Ti fai pure quell'amante che nessuno notava, ecco, tu era detto, così brutta. Luca, hai detto quell'amante. Pare invece che nel frattempo, nel mare di pettegolezzi che riguardano proprio Petreus, sia emersa una seconda fiamma clandestina. E allora qui, come dire, una ciliegia tira l'altra. È qui che ti voglio, cioè, perché secondo me casca la tua teoria qua. Perché se lei veramente voleva carpire dei segreti, cioè avrebbe avuto tutto l'interesse a rimanere anonima e a non farsi scoprire. Dal momento che si mette a mandare le mail minacciose a quell'altra che considera una rivale, cioè lì veramente agito d'impulso, secondo me agito per la gelosia, per la passione, quindi è stata scoperta. Cioè, secondo me questa è veramente una passione, love story. Ma quale passione, tesoro? Ma quale passione? Lì nasce una rivalità tra due donne di potere. E gli si mette a mandare le mail. È chiaro che poi l'FBI avrebbe fatto Florida, delle indagini. L'altra vive a Tampa, scoperta. In Florida. Chi è questa amante? Si hanno notizie. Un brutto personaggio. Kelly, 37 anni. Bruttissimo anni. Personaggio. Era una grande organizzatrice di incontri, di banchetti, di dinner party. Una PR. Non una maîtresse, assolutamente. No, non volevo dire questo. Però quelle persone, quegli ambienti dai quali è meglio in generale, anche per esperienze italiane che conosciamo del recente passato, è meglio stare alla larga. Diciamo che è capitato male, sia la prima sia la seconda volta. Io continuo ad avere dubbi su questa mente da stratega, però vabbè, sarà. E secondo me si è fatto travolgere dalla passione. Ma al di là di quello, cioè, dobbiamo giudicarli tutte e due nella stessa maniera. O decidiamo una volta per tutte che l'atteggiamento degli americani, dell'opinione pubblica americana soprattutto, è un atteggiamento incongruente, perché poi ciascuno ha l'amante e quindi potrebbero avercela anche i politici o i presidenti degli Stati Uniti. E che o decidiamo che è così, no, o altrimenti... Non è la stessa cosa. Ma scusa. Io non sono il commerciante di Miami dove la mattina l'estate va a comprare la roba per la colazione. Io sono il generale Petreus. Io so che sto qui odiato, che c'ho l'FBI che mi sta sopra come un corvo, qualsiasi cosa. Sono capo della... La moglie, non mi ricordo, l'ha ripreso? La moglie è incacchiata da morire. Non ha fatto come Hillary in questo caso. Le voci però nessuno lo potrà, che l'ha pure menato, Ecco, però anche questo io non l'ho visto. Un paio di mazzate Petreus se le ha prese, vogliamo dire. Sai una cosa che mi ha fatto orrore? Il commento di un politico italiano che scherzava sugli anni e sulla poca avvenenza della signora Petreus. No, veramente disgustoso. Poteva risparmiarselo. Veramente disgustoso. Chi era? Chi è stato? Un sindaco. Purtroppo, veramente disgustoso. Sì, disgustoso. Quello anche non c'entra nulla. Ecco, tra sai proprio il maschilismo italiano, con quella moglie, a quell'età, lo capisco. Queste sono le grandi motivazioni. C'è anche da dire, Luca, che gli uomini dopo 50 anni, non so perché, mi impazziscono. Che succede? Può essere. Puoi dirlo tu da uomo. Io, per esempio, vedo te, è chiaro che impazzisco, vedo lei, è chiaro che... Improvvisamente diventano
vogliono diventare ragazzini, cioè come se ci fosse rimasto qualcosa di non veramente vissuto appieno nella Posso loro vita. Posso essere ancora più serio del solito, c'è un qualcosa non di... Non sono abituata a vederti serio, serio no. Però... Questi sono argomenti tostissimi e bellissimi. Però è vero. E vi ringrazio perché è un dibattito di un interesse straordinario. E mi piace molto avere un'avversaria così ferrata. Beh, come Morena, la mia Morena cara amica, è tosta. La... No, sono degli uomini incompiuti, con delle infanzie incompiute, con delle adolescenze incompiute, magari gente che ha puntato soltanto sulla carriera. E poi a un certo punto si guarda indietro, dice... Luca, mi viene in mente, perché non vorrei tralasciare, un uomo che insomma ha fatto discutere, e anche questo è un fatto recente, tutti ce lo ricorderemo, parlando della Francia, quindi cambiamo un attimo paese, Strauss-Kahn, no? Ecco, ce lo ricordiamo con il fatto della cameriera, insomma ex direttore del Fondo Monetario Internazionale, anche qui un uomo di potere che si gioca il posto come per la presidenza dell'Eliseo. Quindi... È un malato sessuale, purtroppo. Qui poi c'era anche il fatto di una e probabile lì violenza. È stata una bella trappola. Questo è stato, non so se sei d'accordo, Questo è stato sempre il mio pensiero, un uomo dell'esperienza di Strauss-Kahn. Questa mi domando, stiamo parlando di uomini che secondo me hanno un... sono a un livello superiore, sia come intelligenza, sia come personalità, sia come carattere. Cosa succede a un certo punto? Succede? Il potere dalla testa? Intanto anche a Petreus e anche a Strauss-Kahn si credono onnipotenti. Ma questo però non solo loro, certo anche in Italia abbiamo dei casi eclatanti. Nei quali questi personaggi si ritengono onnipotenti. Quanto a Strauss-Kahn, è chiaro che lì c'è stato... una manovra, un dirty trick, direbbero un brutto scherzo. Anche se si trattava di una trappola, ma come fai a non riconoscere una cosa del genere? Voglio dire, non stare attento a una cosa del genere. Te l'ho detto, lui è purtroppo uno con dei gravissimi problemi di deviazione sessuale. Però quello che è importante è che poi la giustizia ha riconosciuto che non si è trattato di violenza carnale, ma che i due erano consenzienti. Quindi almeno su questo, diciamo, Strauss-Kahn ci fa una figura migliore, perché un conto è un'accusa di violenza carnale, un conto è un'avventura sessuale, voglio dire, sono due cose da tenere distinte. Ecco. Certo, quindi almeno se ascolta, se lasciamo, diciamo, l'America la violenza... da 50 anni è a salire, come è stato detto, e farsi fare certi servizi da una cameriera di un hotel. In America non lo farei nemmeno se mi puntassero la pistola qua. Se conosco il personaggio e ho fiducia nel personaggio, via libera, mi perdonino, sono un po' libertino, facciamo... ma se non conosci il personaggio, attenzione, perché oltre Strauss-Kahn, trucco politico, storia brutta di spionaggio, ma ci può essere pure il ricatto a livello più squallido possibile. Assolutamente, il giro anche di perché questa tutti gli uomini a questo livello sono soggetti a ricatti, diciamolo chiaramente. Insomma. Ma io penso, non ti voglio anticipare, penso ecco, che no, parlerai anche dell'Italia. Sì, no, io volevo coinvolgere il nostro pubblico, perché ovviamente anche loro sono schierati, e volevo capire a questo punto del dibattito cosa pensano. Una cosa sola, prego, Luca. La straordinaria figura della moglie di Strauss-Kahn, come lo ha difeso fino all'ultimo, e l'ha mollato. Non c'è solo niente da fare, noi donne vi salviamo sempre. Avete ragione. Diciamolo, si è separata solo adesso quando lo sai che facciamo? Prima vi roviniamo e poi ce le salvate e così vi create l'alibi e siamo sempre noi quelle che abbiamo il potere e finisce sempre così. Allora prego, chi vuole parlare? Questa signora in prima fila, prego. Sì, vabbè, io sono schierata per il no. Anche se a questi livelli internazionali così... Non è che ti guarda così perché vuole venire... No, ma mi fa paura perché c'ha degli occhi pazzeschi. Luca, la stai ipnotizzando. Non c'è problema. Posso montare le spalle? No, sto scherzando, però la guardavi veramente... Ma quanto sei... No, ma mi fa piacere, se mi guarda mi fa piacere. Grazie. Lo vedi, attenta, una trappola. Tutto che la metto in imbarazzo. Luca, è una trappola. Potrebbe essere una trappola.
Prego. No, volevo dire che vabbè, adesso il caso Petreus e la signora Pola è un caso eclatante, no? Di cui siamo schierati per il no, e comunque secondo me Petreus si è fatto impappocchiare liscio. Perché addirittura due donne che poi si mettono una contro l'altra, la signora Pola che manda ste email, è normale. Oggigiorno chi è che non ti... Chi è, certo, che non va a vedere le mail, le intercettazioni? È normale che ti beccano subito. Per cui lui forse probabilmente si è lasciato passare questa cosa senza neanche rendersene conto. E ha rischiato quello che ha rischiato. Invece a livello, diciamo, normale di un uomo che ha l'amante, secondo me oggigiorno non è giusto che la vita privata venga messa in contrapposizione, cioè diciamo in opposizione alla vita lavorativa, perché uno può essere un bravo professionista, fare bene il suo lavoro, appunto, avere una sua vita privata, certo, che... È valido lo stesso principio anche per la politica, però. Però c'è da dire che, come prima dicevi, Morena, tu parlavi di puritanesimo americano, no? Però il puritanesimo americano è avvolto anche un po' nell'ipocrisia, perché una legge non scritta pare recitare: ciascuno faccia pure i propri comodi purché non si sappia in giro. Alla faccia del puritanesimo, Morena? E purché non danneggi gli altri, perché comunque ci sono stati casi anche in Italia che sono molto discutibili, bisogna vedere se ci sono in mezzo cose penalmente rilevanti. Rilevanti. È qui che le intercettazioni magari sono da pubblicare o meno, certo, perché quando, certo, si tratta di un pettegolezzo, adesso a me viene in mente nel 93 i giornali inglesi che non si sono fatti nessuno scrupolo nel pubblicare le intercettazioni fra Carlo e Camilla, che allora erano amanti, addirittura... Hanno pubblicato un'intercettazione dove Carlo dice a Camilla: vorrei essere il tuo Tampax. Ecco, queste cose magari erano anche fatti loro. Mamma mia. Non c'è nulla di, Luca, penalmente rilevante. Questo è il peggio dei tabloid inglesi. Siamo arrivati a un punto disgustoso. Prego, la parola a questa signora. Brava. Che cerca di parlare. Io direi che tradire è ormai un'abitudine. Mi meraviglia per È un'abitudine. La Costituzione americana prevede che non bisogna farlo per la carica che sia un personaggio o l'altro. Mi meraviglia del Clinton, perché comunque a lui non è stato fatto niente. Questa addirittura le dimissioni mi sembra strano, perché la stupidità dell'uomo arriva al punto che la donna non riescono a capire la potenza della donna, dove può arrivare. Si arriva al punto di giocarsi dell'uomo potente per arrivare ai loro scopi. E quindi l'uomo, quando è preso di certi punti, di certi scopi, di certe perde la testa. Mi verrebbero in mente alcuni detti, ma è meglio non dirlo. Allora io dico, è meglio lasciar perdere l'argomento, perché comunque è successo a lui, succederà ad altri e ne succederanno, perché in Italia basta tradire, lo fanno anche, cara Morena, lo sappiamo, per avere anche una carica superiore a quella che si ha. Certo, effettivamente cosa Luca, succede? Non ha tutti i torti. Non ho sentito l'ultima parte. Lo fanno per succede? Avere, non ho capito l'ultima parte. Per fare carriera. Certo, ormai lo scopo è anche questo. Certo. Comunque io dico, farlo certo è un dramma per chi lo subisce, come tipo la moglie, figli e tutto il resto. Però chi lo fa e perché è portato a farlo, lo sente in quel momento, e che ben venga che lo faccia, l'importante è che poi si comporti nella giusta maniera. E allora mi domando, che fine fa la famiglia da sogno? Nel senso che probabilmente il mito della famiglia da sogno, secondo me, tramontò già dall'epoca di John Fitzgerald Kennedy, un altro presidente statunitense che insomma ha avuto a che fare anche lui con diversi problemi riguardo ad amanti, insomma si è scritto sui suoi appetiti sessuali e si è detto anche tantissimo, no? E beh, da lì parte l'attacco al primo dei miti, no, kennediani, quello della dream family, una famiglia da sogno, religiosa, felice, come siamo abituati a vedere insomma spesso in America, ricca, generosa, riformista e solidale, ma soprattutto dove non ci poteva essere spazio per l'adulterio. E invece abbiamo finito il tempo. Che peccato. Hai suonato tu il gong? No, sto talmente bene che è assurdo.
E invece non c'è più tempo. Posso dire una cosa? Una battuta su Ti raccomando, su la signora storia. Jacqueline Kennedy, che tutte le volte che il presidente la tradiva chiedeva in cambio un gioiello. Bella roba anche allora. Ah, bella roba anche allora. Per farsi perdonare gli regalava un gioiello. Le regalava un gioiello. Sì. Però. In particolare se andava con una certa Marilyn Monroe, sconosciuta ai più, ovviamente. Allora a questo punto evviva Veronica Lario con la sua bella letterazza su Repubblica, dove ha detto tutto quello che voleva. Non lo so se facciamo in tempo, c'è un attimo di pausa e forse faremo in tempo anche a parlare velocemente di Veronica Lario, però adesso un po' di pubblicità, ci vediamo tra pochissimo con Vera Attualità. L'amante rovina la carriera di un uomo, sì o no? A tra poco, lo scopriremo insieme. Se l'amante può rovinare la carriera di un uomo di potere. Ecco, ovviamente abbiamo tralasciato altri nomi, altri esempi di uomini politici. Parlavamo prima di Veronica, Lario e Berlusconi, John Kennedy, che non abbiamo potuto insomma poi alla fine esaurire bene l'argomento. Però mi domando, tu Luca sei stato un uomo di potere a un certo punto, hai diretto dei TG, hai diretto insomma dei giornali, per cui anche tu a un certo punto ti sarai trovato in difficoltà. Ci sei mai cascato in qualche trappola? No, assolutamente. Separazione totale e assoluta tra il lavoro e le vicende personali. Sei sincero o sei come Bill Clinton? No, adoro Clinton, ma non c'entra. Ci sono cascato una volta. E tua moglie ti ha perdonato? Quella che è diventata mia moglie. Con quella che è diventata... L'hai fatto te, non io. Ci sono cascato quella volta lì. E va poi, bene, va poi, bene, ti credo, poi. Ti credo. Grazie a Luca Giurato per aver partecipato al nostro Luce. Grazie a Morena Zaffaroli. Allora, chi lo sa, il pubblico rimane schierato al 50%, insomma, domandatevelo ancora, insomma, non lo so, credo che gli uomini poi alla fine di potere, ma non solo quelli di potere, vero Luca, vero Morena, qualche volta si lasciano, insomma, tentare, che vogliamo fare? Siamo sempre noi che dobbiamo risolvere i problemi. Alla prossima puntata di Vera Attualità. Viva le donne! Viva le donne! Buonasera, dottore. Amore mio. Sì, mi dica. Non resistevo.